Adesso i borsini delle ragazze saliranno sempre più su per guardare gli orologi, ma scusatemi, ne devo approfittare perché occasioni come queste sono quasi irripetibili. Ringrazio come Beppe chi ha organizzato questo incontro, il sindaco Piano, il sindaco di San Daniello che è presente, il dottor Ragone, la dottoressa Parmendola. Ringrazio soprattutto voi che oggi ci avete donato un po' di bene più prezioso. Oggi il bene più prezioso è il tempo, quindi grazie di averci donato un po' del vostro tempo. E grazie soprattutto a Giovanni Accarino, che ha avuto questa sensibilità. Avere attestati di stima è sempre bello. Averli, diciamo, nella propria terra, se permettete, ha un qualcosa in più. Se oggi un mattonaio di Maiano è qui, davanti a questa platea così importante, così interessata, è perché questo proviene da vari fattori. Secondo il mio punto di vista, i fattori sono tre: il racconto, le gesta, le immagini. Il racconto, per esempio, quello che sentivo a casa mia tanti anni fa, quando mio padre, che purtroppo ho perso 37 anni fa, mi parlava di un suo parente, di un parente anche di mamma, un certo Nemesio Buono, che poi in realtà, diciamo, paradossalmente, per un fatto, diciamo, di intrici, penso che sia parente mio, sia parente di Peppe. Sì. E quindi lui parlava di questo parente che faceva questi presepi, diciamo, di altissimo livello, soprattutto nel santuario di San Giuseppe. E poi la cosa che mi diceva spesso era quello che lui ci teneva tanto a questa cosa, di dire che questo suo parente era stato a Milano per 2 o 3 volte a fare un presepe in una chiesa. E questa è un'altra cosa che mi accomuna, perché per una serie di circostanze io da 7 anni espongo a Milano nell'Università Cattolica di Sacro Cuore. Dalle gesta, sì, dalle gesta, perché io venivo a casa mia, a casa di mia nonna, dove mio padre e mia zia praticamente allestivano questo presepe su un buffet, fatto alla mena in peggio, con pezzi di sughero messi così, senza un chiodo, senza un po' di colla, quindi questi pezzi di sughero che andavano avanti e indietro. E ricordo mio padre Luigi e mia zia Lucella, che purtroppo era anche un po' meno nata, perché da piccola aveva avuto la poliomielite, e quindi lei si saliva su questa sedia per cercare di fare al meglio la stagnola, il fiume che scorreva. Quindi ecco tutti questi ricordi dell'infanzia. Le immagini sono forse quelle più importanti. Le immagini di un uomo, mio padre, e mia mamma andavamo a trovare nella fornace, quando lui cuciva la fornace. Tenete presente che una fornace, diciamo, in piena cottura raggiunge i 700-800 gradi. Ed io vedevo quest'uomo sudato, il sudore si mescolava alla fuliggine e questo nero che gli scendeva per parte della faccia, però vedevo quest'uomo felice, appassionato. Ed allora, col senno di poi, ho capito che la passione, che anche la sofferenza, è quello che poi, diciamo, cammina sulla stessa linea, il sacrificio. Ed ho capito i sacrifici che ha fatto mio padre per portarci avanti. E forse da là è nata la mia passione non solo per fare il presepe, la mia passione di vita. Io amo la vita in tutti i suoi aspetti, non solo in quello che faccio. E allora oggi, secondo me, c'è bisogno di raccontare, di guardare immagini, di sapere cos'era il nostro passato. Ma non creare luoghi della memoria, i luoghi della memoria ce ne sono tanti, sono infiniti. Francamente, al di là del ricordo, credo che non servano a niente. Noi dobbiamo creare luoghi vivi dove magari i nostri bambini possano, diciamo, guardare quelle gesta. Io ho portato con me una pagina sul presepe scritta da un grande napoletano, Mario Stefanile, e tratta dal libro Napoli al vento. Luigi la leggerebbe molto meglio di me, spero di farlo nella maniera giusta. Stefanile parla della sua infanzia, quando lui andava nei vicoli di San Gregorio Armeno a guardare queste botteghe, no?
Era un mondo fatto di greggi ed eserciti, minuscoli personaggi di preta che le dita gonfie di geloni, gli artigiani modellavano con infinita pazienza nell'oscuro silenzio delle loro botteghe, sciogliendosi dal sonno e dalla noia per inventare pastori e cammelli, angeli e cacciatori, inattire e lavandaie. E io là entravo. Le mani si toglievano dal tepore delle tasche e delle castagne, per muoversi in una timida carezza, su belli di pietra, sui volti d'argilla, sulle ali di stagnola, sulla schiuma dovatta, sui fiumi di specchio, e continua. Poi guardavo gli artigiani più giovani, dal volto patito, gli adolescenti dagli occhi cupi di olive greche, la sciarpa di lana rosso intorno al collo gracile, la tosse dentro il petto, e sognavo di essere uno di loro, di stare anch'io a manipolare la creta, ad appallottolarla, a stenderla, a farle assumere movimento, vita, grazia e dolcezza. Allora io mi chiedo oggi, i nostri bambini dove possono vedere tutto questo? I nostri centri storici stanno perdendo l'identità, la nostra cultura sta andando a scapito di altre culture che a noi non appartengono. E quindi forse è il momento di creare qualcosa che raccolga in una sorta di scrigno tutte le eccellenze del territorio, per far sì che, un po' col metodo Montessori, il bambino o il giovane entri in questo scrigno e possa seguire in queste botteghe qualsiasi, diciamo, operosità che gli può piacere, senza imporre. Noi ai nostri figli oggi vogliamo imporre magari quello che non abbiamo fatto mai noi, suonare il pianoforte, diventare campioni di calcio, diventare campioni di pallavolo, e forse non gli facciamo scegliere realmente quello che loro vogliono. Io credo che oggi bisogna partire un attimo da zero, perché noi ci riempiamo la bocca di futuro, ma io penso che questo è un grave errore, perché noi parliamo tanto di futuro, ma in realtà non parliamo mai di presente. E il presente parte dai nostri figli, dai più giovani. Io spero che qualcosa del genere si possa creare, perché la penisola è stata sempre una terra di cultura, una terra che ha insegnato ad altri i modi di fare, come diceva il direttore, soprattutto l'accoglienza, ma soprattutto tante gesta di donne e uomini che hanno creato e con le loro opere hanno fatto sì diventare ancora più interessante questa terra. Oggi l'artigiano ha una visione diversa. Oggi l'artigiano non vuole essere più assistito, vuole essere tutelato e deve essere tutelato, perché lui ha capito che per il territorio non è un peso, ma è una risorsa. L'artigiano per il territorio è una risorsa, perché è l'ultimo baluardo a difesa dell'identità del territorio, e noi lo stiamo man mano perdendo. Quindi io spero che oggi, assieme agli amministratori, assieme a voi, assieme al direttore, io credo che tutti quanti assieme veramente possiamo cambiare la storia dell'artigianato in penisola sorrentina. L'artigiano è anche solidale. Con l'associazione che indegnamente presiedo, Peninsula, abbiamo realizzato una lotteria, perché nel periodo del Covid gli artigiani non sono stati là ad aspettare il governo che magari gli dava un po' di carità, ma si sono mossi per cercare di fare qualcosa per loro stessi. In quel periodo hanno donato qualcosa, credo, come un 50.000 euro di opere che noi mettemmo in un'asta per recuperare dei soldi con i quali avremmo fatto un sito internet un po' diverso, un sito nel quale volevamo e vogliamo ancora realizzare una strada virtuale, nella quale strada il navigatore possa camminare ed entrare nelle varie botteghe, l'orafo, l'incarseatore, piuttosto che il liutaio, conoscere innanzitutto le loro storie, perché guardate, qua c'è da capire una cosa, i cinesi, il mondo asiatico, farà le cose uguali a noi. Noi vinceremo questa battaglia quando chi guarda un'opera mia, un'opera di Peppo, un'opera di qualsiasi artigiano o artista, riesce a capire, mettendola a confronto con una che sembra simile, che in quell'opera c'è qualcosa di più. C'è il cuore, c'è la passione, c'è la dedizione. Solo così possiamo salvare l'artigianato. E io credo che questo,
questo realmente si possa fare. Ripeto, per fare questo ci vuole l'aiuto di tutti. E penso di non avere niente più da dire, voglio dire, speriamo che...